Buongiorno a tutti, bentrovati e bentornati con un nuovo appuntamento con Good Morning Milano. Buongiorno a tutti, oggi è mercoledì 17 ottobre, sono le 12 e 28 minuti in questo istante. Grazie a tutti di seguirci. Quest'oggi parliamo di un tema molto importante che questo mese vede ancora di più essere protagonista. Protagonista anche nelle nostre città, poi vedremo come con tanti eventi, però stiamo parlando di un tema davvero davvero importante che è quello della lotta ai tumori. In questo caso, il mese di ottobre è stato designato come mese rosa per la prevenzione del tumore al seno e ne parliamo con una delle associazioni, enti, adesso poi chiederemo anzi bene cosa sono, più importanti che più si dà da fare e soprattutto si dà da fare tantissimo anche a Milano. Stiamo parlando della LILTA, Lega Italiana Lotta ai Tumori, e diamo il benvenuto a Ilaria Malvezzi, buongiorno, Buongiorno, direttore grazie. generale della LILTA Milano. Grazie per l'invito e grazie per averci chiamato, per avere la possibilità di parlare di questo argomento che penso che sia molto importante per tutti, specialmente per noi donne. Davvero, davvero molto importante. Giustamente dice specialmente per voi donne, ma io aggiungo anche specialmente per noi maschietti, che forse dovremmo ogni tanto anche per consigliare le nostre Sì, donne che magari certo. sono disattente, magari E mi essere fa attenti piacere che il anche noi. conduttore sia quasi Messo in apposta la rosa, tutte e camicia due, rosa le apposta sciarpe e camicia, siamo per in due. l'occasione, infatti. Bravissimo. Dicevo appunto, Lega Italiana Lotta ai Tumori, beh, diciamo LILT, per dirla brutta, è un marchio famosissimo. Diciamo invece, per dirla bene, è un'associazione che fa Sì. Sì. davvero tanto per molti. Questo, grazie. Noi siamo un'associazione, penso che a Milano ci conoscono tutti, siamo radicati sul territorio e quest'anno compiamo i 70 anni. Quindi vuol dire 70 anni di attività sul territorio in quegli ambiti dell'oncologia che sono la prevenzione primaria, la diagnosi precoce e l'assistenza ai malati. Quindi è un'associazione che veramente lavora a 360 gradi cercando di cogliere e di cercare di risolvere tutti gli aspetti legati a questa malattia, cancro, che oggi per fortuna fa sempre meno paura, ma che però, dai, pensate, 70 anni fa eravamo ancora agli albori e noi che lavoriamo in stretto contatto con l'Istituto Tumori di Milano c'era quasi la paura di dover arrivare in quell'ospedale dove si curava il cosiddetto brutto male o male incurabile, male inguaribile, non si citava la parola cancro. Oggi per fortuna questo l'abbiamo superato e se l'abbiamo superato anche grazie penso a tante associazioni come la nostra che ha lavorato giorno dopo giorno sul territorio con le persone per fargli capire che se si fanno determinate cose la malattia si affronta e si combatte. Il nostro payoff prevenire e vivere in due parole dice tutti Spiega questi tutto. concetti. Insomma, 70 anni portati benissimo, verrebbe da dire, perché Speriamo. fate davvero operazioni e campagne di Sensibilizzazione. sensibilizzazione sempre molto attuali e moderne, però, ecco, è Certo. questo, nel senso che siete veramente sempre, come si dice, come dicono i giovani, sul Sul pezzo, pezzo, sul pezzo. giusto o no? Speriamo di essere sul pezzo. Il grande argomento di oggi è che il cancro comunque è una patologia che andando avanti si è sempre visto che più, insomma, il 40% dei tumori potrebbe essere evitato se si facesse una corretta prevenzione e diagnosi precoce. Questo è tantissimo. Quindi non fumando, alimentandosi in modo corretto, facendo attività fisica e sottoponendosi agli esami di diagnosi precoce con la temporalità e la te che sono Tempestività. de 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 sì, diciamo le mensilità dette Sì. ovviamente dalle linee guida, il 40% dei tumori oggi potrebbe non esserci. Questo è importantissimo. Dove ha avuto più successo nella storia dell'oncologia? Sulla popolazione femminile all'inizio, perché la popolazione femminile va dalle patologie d'organo, mammella e ginecologia, che sono state le prime su cui si è trovato l'arma efficace per la diagnosi precoce. Quindi col Pap test negli anni 70, che quindi ha, diciamo, di base quasi eliminato l'incidenza di tumori del collo dell'utero, e poi per quello che è la mammella, quindi ottobre, adesso mese rosa della prevenzione, attraverso la diagnosi precoce, cioè trovare il tumore sempre più piccolo, la fortuna di aver trovato dei macchinari che lo identificavano piccolo, quindi mammografia, ecografia, una chirurgia che si è affinata nel corso degli anni, quindi non più interventi demolitivi, trovi il tumore sempre più piccolissimo, intervieni sempre in un modo più puntuale e meno demolitivo e per fortuna, grazie a
agli scienziati e ai ricercatori a delle cure, chemioterapia, radioterapia, adesso immunologia, che hanno portato a una sopravvivenza ormai del 90%. Quindi wow. Ci si ammala di più, perché è vero, cresce l'incidenza dei tumori al seno. Ecco, è vero questo, cresce comunque. Certo, non è solo la leggenda del dire, ma una volta non si sapeva. Assolutamente, quindi, diciamo, parliamo di tumori mille, al seno. Grazie mille, grazie mille. Parliamo adesso del tumore al seno. Ogni anno in Italia ci sono 52.500 nuovi casi di tumore al seno. Perché questo? Non perché prima non c'era e adesso c'è, è perché prima non si vedeva e adesso si vede sempre di più. Prima si vedeva più grande, solamente faccio un esempio, finché non c'era la mammografia c'era la palpazione. Alla palpazione può arrivare a sentire un certo tipo, adesso l'individuazione è i tumori non palpabili. Quindi vuol dire che io devo avere delle strumentazioni che me lo vanno a vedere talmente minime, piccole. Che arrivo anche a fare degli interventi che adesso l'operazione entri in ospedale al mattino, al mattino dopo sei fuori, cioè via. Cioè, sì. Proprio dal punto di vista tecnico, ormai diciamo che è un qualcosa di molto, molto tranquillo. Ovviamente parlo sempre se è preso in tempo, se è preso piccolo. È l'impatto con la malattia che è ancora un impatto emotivo molto importante ed è per questo che ci vuole un'azione di sensibilizzazione e di informazione importante. Quindi sapere che se anche se ce ne sono di più, si guarisce, se ne viene fuori con una qualità di vita ottimale. E questo mese, diciamo, proprio lo scopo è questo, quello di far capire, soprattutto appunto diceva, alle donne l'importanza della... di sottoporsi alle visite, quindi primo, dai 25 anni assolutamente fare una visita, di una visita l'anno di senologia, proprio per incominciare a conoscere il proprio corpo, per incominciare ad avere un rapporto col medico, oltre a fare la cosiddetta, si chiama autopalpazione, cioè ogni donna quasi ogni mese o comunque con regolarità, non ha importanza, ogni mese deve incominciare a conoscere la propria mammella, a sentire se ci sono dei cambiamenti. Poi questi cambiamenti che sono fisiologici non devono allarmare, però facendo il controllo annuale la donna va dal proprio medico e dice sento che è successo qualcosa di diverso, oppure comunica al proprio medico, il proprio medico giustamente farà quello che ritiene fare. A 40 anni fare la prima mammografia, sempre parlo di casi asintomatici, è chi ha una familiarità o cose prime, segue l'iter che gli dice il proprio medico, fa la mammografia e poi questa abitudine diventa un'abitudine, comincia a levarmi i denti al mattino come tante cose che sono arrivate a essere il nostro iter quotidiano, diciamo. Nella fattispecie l'ILT Milano che cosa farà questo mese a Milano? Allora, questo mese nei nostri ambulatori, perché torniamo a che cosa fa l'ILT Milano. Milano fa prevenzione, l'ILT Milano fa prevenzione, diagnosi precoce e assistenza ai malati. Nell'ambito della diagnosi precoce è stata la prima associazione che oncologica che sul territorio ha messo in pista questi presidi in modo tale da dare facilità alle donne di andare a fare le visite. Quindi Milano ha 5 ambulatori della Lega che noi chiamiamo spazi prevenzione, perché è proprio lo spazio in cui va a fare la prevenzione, dallo smette di fumare all'alimentazione, cioè se coccolato. Infatti ricordiamo questo punto, che noi stiamo parlando oggi del tumore al seno, perché questo è il mese, ma la LILT veramente tocca tutti gli aspetti dell'oncologia. Tocca tutti gli aspetti dove si può fare prevenzione e diagnosi precoce oncologica. Quindi i nostri spazi di prevenzione in questo mese di ottobre sono aperti alle donne, basta telefonare per poter fare, per le donne che non hanno mai fatto una prima visita al seno, questa visita può essere fatta gratuitamente, se ci sono ancora posti, perché siamo già il 17 ottobre. Verrebbe da dire però, ma scusa, verrebbe da dire, nel 2018 non esistono donne che non hanno fatto una prima visita al seno. Ma esistono come? Sì, ancora? Assolutamente sì. Come mai secondo te c'è ancora così perché difficoltà? Perché un discorso, l'informazione, la sensibilità, il cambiamento delle abitudini di vita iniziare è una cosa molto lunga, è molto 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 difficile. E Milano, diciamo che c'è una buona percentuale di adesione agli screening che fa la regione. Ogni donna viene chiamata proprio come servizio di Lega dai 50 ai 79 anni e le viene fatta gratuitamente ogni 2 anni una mammografia. Questa adesione agli screening a Milano è buona perché supera il 60-65%, ma c'è una quota di 40% che esce dagli screening, può andare da dove vuole, cioè non entra in questa categoria qua. Un'altra percentuale fa la diagnosi precoce spontanea, ma c'è un buon 20-25% che non lo fa ancora. Poi noi abbiamo, e questo è un dato molto importante ma su cui bisogna lavorare bene,
una percentuale di donne straniere che sono a Milano. E quindi noi abbiamo fatto proprio un percorso per loro che si chiama Donna Dovunque, che è dare il medico in lingua alla donna, cioè la donna araba, abbiamo il medico arabo, la donna cinese, la dottoressa cinese, la donna slava, la dottoressa che parla le lingue slave, proprio perché per fare un approccio più facile, perché sono popolazioni, sono persone residenti che lavorano con noi, che hanno i figli a scuola con noi, ma che ancora questo messaggio preventivo non è arrivato. Erano come noi Sì, è già difficile 30-40 farlo anni arrivare fa, appunto alle quindi, nostre voglio donne, dire, ovviamente quindi culturalmente questa magari c'è un po' più prevenzione di... viene veramente portata a 360 gradi perché vogliamo arrivare a tutte, perché è Dicevo, troppo appunto sono importante. 5 gli ambulatori a Milano, giusto? Sì, Che sono chiamate spazi di che presenza noi chiamiamo d'appunto. spazi di prevenzione, poi ce ne sono in provincia perché noi Ottimo. lavoriamo anche con la provincia, ad esempio a Legnano c'è un ambulatorio che lavora in ospedale, ad Abbiategrasso c'è tutta la zona nord di Milano coperta come la zona Monza e Brianza. Dicevo appunto che bisogna prenotarsi, diciamo, Sì, giusto? bisogna Nel fare senso, chiamare, ok? ci andate sul sito Infatti della c'è, diamo le Lega, coordinate magari appunto su come trovare tutte le ecco io a informazioni. memoria, No, beh, sul ecco, no, sito so che della c'è. Lega ci sono tutti gli ambulatori dove si possono andare a fare le visite, l'importante è chiamare e poi abbiamo un'unità mobile che è partita sabato da Milano dove vengono effettuate mattino e pomeriggio visite gratuite, sono adesso, ieri era all'Università al Politecnico perché è importante, sarà la bicocca, è importante che anche le giovani approccino, quindi il concetto è fai la prevenzione, fai la diagnosi precoce, nel mese di ottobre te la porto addirittura sotto casa. Quindi più di Più di così così nelle non posso farmacie. fare. Per esempio a Sesto San Giovanni è partita tutta un'operazione di rilancio dell'attività dello spazio dell'ambulatorio proprio per incentivare le persone, perché è importante. A Milano, dico un ultimo Sì? dato così, ogni anno si ammalano di tumore alla mammella circa 3.000 donne. Di queste 3.000 purtroppo ne mancano 800. Noi vogliamo arrivare a mortalità zero, è come un po' il raffreddore, ci ammaliamo, quanti ci ammaliamo? Tanti, però guariamo. Ecco, noi dobbiamo arrivare a fare in modo che le donne abbiano la possibilità di identificare la malattia perché c'è, sapere, essere informate della loro familiarità, dei fattori di rischio, di quello che possono fare, ma sapendo che così si guarisce. Parlare di mortalità zero sembra però quasi chiedere un miracolo, invece no. Non deve essere un miracolo. Parliamo Al sempre tumore al momento, seno, eh? quindi Parliamo abbiamo tumore al la seno. possibilità di arrivare a quei livelli. Arriviamo al 90%. Quindi insomma. In campo Sì, 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 nazionale, sì, sì. oggi siamo al 90% di donne che sopravvivono. Si parla sempre dei famosi 5 anni, cioè che hanno superato la fase critica di tutto quello che possono essere i controlli. Quindi noi le vengono considerate sane. Però per fare questo bisogna essere E regolari, infatti, sottoporsi infatti. all'esame, E fare questa tutto. appunto è la prima delle missioni appunto Certo. di Lilt. 70 anni dicevamo, quindi insomma tanti anni sul territorio, tante anche le persone coinvolte, immagino, Sì. tanti anche volontari. Noi abbiamo 750 volontari, quasi 800 volontari che aiutano la Lega negli ambiti di attività. La maggior parte dei nostri volontari, un circa un 250-300, è in ambito assistenziale. Sono persone che sono state formate, selezionate, che frequentano proprio dei corsi anche, per essere vicino alle persone che sono state colpite dalla malattia. Le persone che sono colpite dalla malattia hanno dei bisogni che sono dei bisogni proprio di assistenza primaria, quindi cure domiciliari, il volontario che va a domicilio del malato che lo aiuta, o anche a persone che sono in cura, ma sono sole e hanno bisogno. Noi abbiamo un gruppo di 40 volontari che tutte le mattine in giro per Milano con la loro macchina o con i nostri mezzi va a casa del malato, lo prende, lo porta in istituto, negli ospedali, ovviamente dove sta, perso la Cash biro, dove spent, sta facendo c'è le bisogno. cure, dove sta facendo le cure e lo accompagna. Quindi un discorso di qualità, perché specialmente un ciclo di cure come la radioterapia dura 40 giorni. Quindi vuol dire che tu hai la stessa persona che tutte le mattine e diventa un rapporto umano, un rapporto di appoggio per la nostra società. Pensiamo noi, lavoriamo, siamo in giro tutto il giorno. A volte una persona malata si trova da sola, anche se ha le possibilità di Sì. Anche farlo da sola, ma è solo. se magari una famiglia che lo segue, anche però ovviamente Però insomma le la vite famiglia sono lavorano, tutte vai a impegnate, scuola è e tutto. E giusto. quindi sono tutti i servizi che noi diamo e si Che chiama qualità di vita della tanti persona appunto, cioè colpita quanti dalla volontari malattia. diceva sulla Noi ne Milano? abbiamo a Milano 750, di Ecco. cui un 250 lavorano
nelle corsie in ospedale, all'istituto tumori, quindi all'accettazione, nell'atrio, nei reparti per aiutare Milano, organizzano le attività ludiche, sì, quindi le feste, il reparto, cioè stanno vicino al malato, sempre per in un momento difficile dare una maggiore qualità di vita. Poi per la pediatria, per i bambini malati abbiamo tutto ecco, una sicuramente cosa come dire, 700, più di 700 volontari sembrano tanti, sono tanti. No, ce ne bisogna tanti. Ma ecco, non sono mai abbastanza, no, per dire, giusto? Assolutamente no, perché i volontari giustamente hanno la loro vita, poi i bisogni sono tanti. Uh-huh. I bisogni sono tantissimi, quindi più volontari abbiamo, più le persone ci possono aiutare in quello che è la nostra mission, quindi fare queste attività. Allora ti chiedo, Ilaria, come si può diventare volontario? Chi può diventare volontario e che cosa bisogna fare per diventare volontario? Allora, volontari possono diventare tutti, però siccome ovviamente il volontario è una figura molto importante che sta vicino a tutte le attività della Lega, quindi non è solamente con i malati, ma può lavorare negli spazi di prevenzione, può lavorare anche con noi in ufficio. Quindi chi desidera dedicare parte del suo tempo è un impegno serio. È un inferio serio, un impegno continuativo, quindi chi desidera dedicare parte del suo tempo può chiamare sempre sul nostro sito, sì, c'è proprio un'area riservata ai volontari, verrà chiamato, farà un colloquio con degli psicologi per vedere se noi andiamo bene a lui, cioè questo, uh-huh, è molto importante, perché deve esserci fin dall'inizio un discorso di condivisione della missione e anche di capire bene che cosa si sta facendo, perché sennò si può veramente fare del male sia al volontario ma sia all'ambito di lavoro in cui sceglierà il volontario. Gli viene spiegato tutto quello che c'è bisogno e poi incomincerà con un corso che dura una settimana e poi ci sarà un momento di, come si dice, messa in pista per vedere come va rodaggio, bravissimo, come si vuole, e poi secondo il suo ambito di attività inizia. Perché poi immagino che in Lilt avete anche tanti professionisti che vi seguono. Non per questo, poi dico sempre, in una situazione come la vostra, i volontari non sono invece professionali. No, giusto, i volontari non sono professionisti, devono essere messi nelle condizioni di fare il loro lavoro bene per loro e bene per noi e specialmente benissimo per la persona che segue. Immagino, insomma, quindi per questo ci vuole una situazione delicata, quindi insomma giusto, e poi come diceva, giusto, è un impegno che poi bisogna portare avanti, è un impegno insomma nonostante sia volontario, comunque che sia continuo. Comunque tutti i nostri volontari alla fine, e specialmente i volontari che hanno un rapporto più diretto con determinate situazioni, dicono che è molto più quello che hanno ricevuto che non quello che hanno dato. Cioè il rapporto che si viene a creare o quello che si dà torna indietro centuplicato potenziale. Diciamo appunto che questo è il mese della prevenzione del tumore al seno, ci sono tante attività, in questi giorni c'è qualcosa che su cui possiamo dare un po' l'accento? Allora abbiamo appena fatto lo shopping solidale in Monte Napoleone, che è il 7° atto anno di seguito, che tutto il Monte Napoleone District, il quadrato della moda, ci dà la possibilità di avere questi bei nastri rosa, ecco, bellissimo il nastro rosa, le nostre testimonial che partecipavano alla giornata, ma i veri attori sono i grandi brand che quella giornata lì, il sabato, ci danno il 10%. Siamo anche in Brera è ci sarà anche il 23 ottobre, credo che è un sabato, uh-huh, che sia, se lo so, no, non è il sabato dopo, non questo, quello dopo. In cui tutta via Fiorichiari, anche qui ci saranno tutti i nastrini rosa e i negozi distribuiranno questo pink chocolate, che è un po' per questi tre mesi ci seguirà. L'Accademia del Cioccolato ha fatto questo cioccolato rosa, perché c'è questa fava rossa che è rosa, sì, non sì, perché lo tingono, e parte da ottobre giustamente cogliendo il mese rosa, ma arriva fino a Natale, e quindi tutti i negozianti di Brera metteranno a disposizione questo cioccolato rosa, queste praline ricordando il tumore al seno. Unità mobile per le visite, i nostri ambulatori aperti, e poi tutta una serie, non so, Legnano in questi giorni ha illuminato il comune e la sede della famiglia limanese, ci sono un sacco di piccoli e grandi eventi che ricordano il mese rosa. Possiamo trovare tutte le informazioni, immagino, tutto sul sito della Lilt, giusto? Molto meglio di come le dico io, che me ne sono dimenticate metà. Beh, ma ne abbiamo tutte, tante. Ne avete tante, quindi che lo sapete. E l'importante è essere presenti, testimoniare, quindi chiunque vuole andare ai nostri ambulatori riceve un fiocchettino rosa a testimonianza del suo aiuto alla lotta al tumore al seno. La cosa più importante è essere informate, ci sono punti di raccolta dei plan di informazione sanitaria, essere informata su quello che oggi si può fare.
Da quanto ho capito, appunto, l'informazione, la prevenzione è il primo step su cui voi state Assolutamente, investendo di più. assolutamente sì. Da quanto ho capito, però, insomma, arrivano i risultati. I risultati arrivano perché comunque io penso che la popolazione italiana su certe cose ormai, ma non solo perché lo fa la Lega, perché c'è tutta un'alleanza dal Ministero dell'Istituto Superiore di Sanità alle regioni su quello che noi possiamo fare, cioè la prevenzione primaria è eliminare le cause dell'insorgenza della malattia. Noi sappiamo che in parte oncologica certe cose è meglio eliminarli, il fumo. Ecco, il Fumo fino a fumo. 50 anni fa era un qualcosa che c'era pubblicità, faceva. Cioè, il Adesso medici è che diceva. difficile che trovare qualcuno che dice io non so che il fumo faccia male, però è un'abitudine, quindi noi partiamo dai bambini delle elementari per andarli, non tanto dire il fumo fa male perché sarà una cosa che ti farà male fra 50 anni, ma è proprio l'instaurare delle abitudini di vita che alla fine sono sbagliate. L'alcol è un altro grossissimo Ma di problema. qua stiamo vedendo appunto un vademecum dei punti, diciamo, più caldi della prevenzione Sì. proprio per il tumore al seno. Ecco, che quali sono, quali possono essere appunto i punti più importanti per Allora, prevenire? Uno pensa al fumo, ma il fumo fa male solo al tumore ai no, polmoni. il fumo E fa che poi male anche lì per dire, ma purtroppo. allora, No, cioè, no, no, il non è fumo che è fa meno male, fa importante. male dal cardiovascolare anche a voi Infatti. uomini, per quello che è la prostata, quindi ci sono tutta una serie di. E le donne sono purtroppo. Negli Stati Uniti il tumore al polmone della donna ha superato il tumore al seno. Ecco. E quindi vuol dire che un tumore che non è prettamente femminile, diciamo perché la mammella è il tumore femminile, continuando a fumare, E però i dati, effettivamente i dati è sui nuovi fumatori danno in crescita una crescita purtroppo pazzesca. nelle Le donne giovani. ragazze giovani. Basta, senza andare a vedere gli annuali, basta È andare il all'uscita di una brutto scuola prezzo superiore. dell'emancipazione, questo, io lo chiamo sempre. Nel senso che in Sì, un diciamo impeto che la di donna ha preso ribellione questo o di no, emancipazione ha preso l'emancipazione ha preso questo. questa abitudine, sono state bravissime perché sono delle grandi, dovremmo imparare tutto il marketing da loro, le multinazionali delle sigarette, che pensate solamente alla sigaretta Slim che era di moda una ventina d'anni fa. Slim, la donna vuole essere magra, vuole essere così, la sigaretta l'aiutava a dimagrire. Quindi ci sono stati adesso con le giovani donne, con le giovani ragazze specialmente, perché fumano molto più loro. E quindi è un problema che stiamo analizzando molto perché fumo e alcol sono due bombe a orologeria, perché la loro Perché poi unione non quello, infatti. raddoppia ma va in Come poi esponenziale. presente che non c'è solo una, non c'è solo l'altra, c'è l'insieme delle due cose che, come si dice, non fa uno Iniziando, più uno due, ma fa uno più uno bravissimo, e 100. iniziando così giovani è veramente, veramente pericoloso. Ilaria, davvero, io ti ringrazio tantissimo. Siamo arrivati in chiusura. Io ringrazio voi. Ricordiamo ancora che il mese va avanti ancora, giustamente, perché è Sì. tutto il mese di Manca 20 ottobre. giorni, Mancano ancora certo. 20 Sì, giorni, ma quindi noi ci siamo insomma. tutto l'anno, E andiamo poi, ecco, all'attore, quello che ci tenevo a dire, ecco. bravissima, là è questo, non è che poi con Spariamo. Halloween Via. finisce tutto, Halloween, anzi, sì. bisogna avanti tutto l'anno, i 5 ambulatori di cui parlavamo sono aperti tutto l'anno, quindi Tutto non l'anno. necessariamente dovete andarci ad ottobre, se ad esempio mi dice adesso chiamate, magari trovate Assolutamente, gli occupato, ambulatori sono trovate, aperti da però, lunedì al venerdì insomma, tutto l'anno. Noi facciamo più di 120.000 visite all'anno di diagnosi 120.000. precoce, quindi questo vuol dire l'invito è alla popolazione. Andate sul nostro sito, avete i numeri di telefono degli ambulatori, prenotatevi. Poi, finito il mese rosa della prevenzione, inizia novembre, che è il mese dedicato ai maschietti. Ah, Perché quindi. Ecco, Movement è il mese per la prevenzione di tumori maschili, quindi tumori alla prostata. Quindi ci allora rivedremo ci qui rivedremo in qui, ci cravatta azzurra. rivedremo, metto cravatta azzurra, il tema mi interessa molto, e quindi ci sentiamo sicuramente a novembre, ma appunto, come dicevo, di l'anno è fatto i 12 mesi, ma abbiamo tutti i mesi credo qualcosa di cui Assolutamente, raccontarci e parlare, volendo. assolutamente, assolutamente, assolutamente sì. Quindi grazie per l'aiuto e grazie per la diffusione di questi messaggi che sono importantissimi per tutti noi. Grazie mille a Ilaria Malvezzi, direttore generale Lega Italiana Lotta ai Tumori, sezione di Milano. Quindi Sì, davvero grazie Milano. mille per tutto quello che stai facendo in Italia, ma soprattutto noi siamo Milano News, Ma quindi ci certo, parliamo di teniamo noi, del nostro assolutamente, e anche territorio. noi ci teniamo al nostro territorio. Grazie mille, allora, e buona Grazie a voi. giornata. Grazie anche a tutti voi che ci avete seguito. L'appuntamento, come sempre, torna in diretta domani, sempre qui alle 12.30 su Milano All News con una nuova puntata di Good Morning Milano. Grazie mille, arrivederci.